noi andiamo alla fame, sai che vuol dire la fame? Noi non prendiamo né stipendio, né liquidazione e né niente. A casa c'erano altre tre persone che non lavorano, voglio dire, che gli diciamo, quelli altri pure dovete tutelare noi, cioè voi e pure quelli che stanno sotto di voi, che dirigono la regione, perché la regione si porta avanti, perché a noi altri ci mettono l'addizionale regionale, questo e quell'altro, senza dirci niente, fanno, quindi pure noi manteniamo a voi. Ore decisive per l'incredibile vicenda del cementificio Sacci di Cagnano a Miterno, comune a pochi chilometri dall'Aquila, dove sono a rischio 200 posti di lavoro, compreso l'indotto, perché ancora non viene rinnovata la concessione di utilizzo e allargamento della cava che fornisce materia prima allo stabilimento. La concessione scade lunedì 25 luglio e senza la proroga sfumerebbe l'acquisto da parte del colosso Cementir, ultima spiaggia per un'impresa sull'orlo del fallimento. Dopo la manifestazione di ieri fuori Palazzo dell'Emiciclo e un incontro in piazza con il vicepresidente della regione Gianni Lolli e poi in tarda serata con il presidente Luciano D'Alfonso, si attende per questa sera una decisiva riunione di giunta a Pescara che potrebbe dare il via libera al rinnovo della concessione. L'ostacolo da superare sono i dubbi espressi dai dirigenti regionali, in quanto argomentano il rinnovo della concessione potrebbe essere, in base alla famigerata direttiva europea Bolkestein, illegittima perché sarebbe necessario un bando di gara. Un eccesso di scrupolo ha rassicurato però ieri Lolli parlando con i lavoratori, visto che l'Italia non ha ancora legiferato sull'applicazione della Bolkestein e alcune regioni, non solo in Italia ma anche in altri paesi europei, hanno prorogato la concessione mineraria senza gara. Noi naturalmente la delibera è scritta, è pronta, se si deve fare qualche aggiustamento, se si deve fare qualche miglioramento, se si deve fare qualche piccola variazione, siamo pronti a farla, non c'è nessun problema, purché noi entro mercoledì, poi sulle date, non vi state a preoccupare perché noi facciamo la giunta, l'avevamo già fatta, la potremmo fare pure domenica, la giunta è una cosa di queste, non è il problema, la giunta si fa a qualunque momento e si firma. Loro hanno bisogno di avere un documento in mano entro il 28. I lavoratori si chiedono però com'è possibile che a pochi giorni dalla scadenza della concessione ancora permangano dubbi, tenuto conto che la domanda di rinnovo della concessione è stata presentata dalla Sacci nel 2011 e ha già tutte le autorizzazioni ambientali e urbanistiche.